partono all'avventura. I treni sono chi? I manu che salutano fuori dei fischi. Salutano gli amici, i magi e i picciriti. E in stazione oscuro e uccello senza stelle. Pare che fosse a guerra. E idi, suoi soldati, che vanno a fare a guerra, che zaino a far dell'altro. Soldati disarmati e senza distintivi, che partono e non sanno se torneranno fra i vivi. Pe armi hanno razza e hanno i caddi e mano, a pace non hanno, e né travaglio e pane. I razza i caddi hanno e i carene forti, per fare i casi all'auce, palazzi e aeroporti. Per costruire scuole, fabbriche, arsenali, autostrade, ponti, grattacieli e spitali. Per l'auce, terroni, a carne siciliana, un do furno, do ciavacchi, stivaca santo, un po' pescata. E con l'occhio di figli, di vidono di lontano, a Sicilia un peccato, e si muzzicano le mani. Va, luce non è la notte, nottata longa e scura. Non ci fu un funerale, e una fossa, l'avventura. Pure scordo alla finestra, all'uvicio un piccecato, senza occhi, senza bucca, e uno scheletro bruciato, l'arba minni senza luce, pure scordo già arrestava, rosa scordo non scingeva, nelle grazia e s'abbruciava. Dunque, dunque, certo figliuzza mia, certo che te lo saggio dire. Io sono morto il 5 di aprile del 1997 a Bagheria, con attorno tutti i miei figli e i miei nipoti. Per la morte, no? Non come quella di Torino Carnavale. Un eroe, un vero eroe per noi siciliani. Il 16 maggio del 1955, nelle campagne di Sciara, la mafia uccise Salvatore Carnevale, un sindacalista, nemico di ogni forma di sopruso e di prepotenza. Carnevale fu ucciso mentre si recava nella cava dove era iniziato una dura lotta sindacale per il rispetto delle 8 ore di lavoro al giorno. Fu fondatore della sezione socialista del suo paese, fu attivista della Camera del Lavoro e si era battuto contro tutti i privilegi dei latifondisti e i fuori dei diritti dei lavoratori. Prima di lui erano stati morti, erano stati uccisi altri sindacalisti, Abruzzo Miraglia, Placido Rizzotto, Nicolò Azzotti, Fanno di Puma, Giuseppe Casarubea e Calogero Morreale. L'uccisione di Carnevale segnò il passaggio dalla mafia delle campagne alla mafia delle città. E ora, se voi ci ascolterete, vi leggeremo una cosa che non si legge più, la mente e morte di Salvatore Carnevale, se siete andato coraggiosi da ascoltarci. Angelo era, e una via ali, non era un santo e miracoli facia, in cielo acchianava senza corde e scale, e senza appidamenti ne scendia. Era l'amore, lo suo capitale, e sta ricchezza a tutti la spartia. Turiddu Carnevale nominato, che come Cristo ne morivo ammazzato. Di Nicolo Paciuzzo non conoscivo. Appe la mace sbinturato a lato, campagna allo doluri e all'upinio, e lupani niuro scattato. Cristo in cielo lo benediciva, ci disse: figlio, tumore ammazzato, a Sciara le paciuna, armi addentate, ammazzo la cuole liberate. Torino, libertà, a via di orna puntate, manconciava la morte e ci ridia. Capivia le frate condannate sotto le pede della tirannia, le carni di ciavaglio macinate sopra lo cibo a fare nitumia, e sopportate non potia l'abuso di rubaruni e dello mafioso. Arricoglivo le poveri, amoroso, le donne in terra, li facce accidenti, li marciapicca colociato chiuso, lo tribunale delle penitenti, e feci liga delle carni e puso ad arma per luttare le potenti. Nel tuo paese esiliato e scuro nella storia aveva trovato un mondo. Se non fosse per la fede mia, il socialismo,
però mi grazie, mi dà la speranza, la voglio, mi non si riesce. E mi chiedevi, grazie. E io spremavo di piacere, tu mi asciugavi quello che ho potuto. Mi sentivo amore, tu mi parlavi come un confessore, io ti parlavo come un penitente. Ora è stato per tanto dolore. La voce alle comandamenti. Voglio morire dallo stesso amore. Voglio morire con questi sentimenti. Figlio, ti la rubavo la bandiera. Marci di sogno e compagna sincera. Noi abbiamo vissuto quel periodo, noi abbiamo visto tutto, abbiamo vissuto quelle marce e quelle notti. Scusate. Complimenti. Personalmente, non è la ricerca di un applauso, io personalmente nel cinquantenario, nel 2006, sono stato a Marcinella, proprio perché avevo letto da poco Buttitta e non mi ero reso conto, come credo che molti di noi non si sono resi conto, cosa significa morire in una miniera. Qualcosa ce l'ha fatta, ce l'ha tramandata Berga con i ragazzi e anche Ragalbuto, anche Sciascia, Leonardo Sciascia ci ha lasciato cosa erano i ragazzi vinciriti che ci seguono nelle miniere di Zolfo di Pasquasia.